benvenuti al nuovo appuntamento di 10 minuti con i protagonisti della biodiversità della Basilicata. Oggi c'è Antonio Vozzi, presidente dell'associazione Vabilov, un'associazione molto impegnata nel recupero, nella tutela e nella valorizzazione della biodiversità, soprattutto della zona del Pollino Lago Negrese. Ad accompagnarci in questa chiacchierata ci sono Domenico Cerbino, responsabile dell'azienda Pollino dell'Alsia a Rotonda, e Pietro Zienna, anche lui funzionario Alsia, responsabile della progettazione e sviluppo per l'agenzia. Benvenuti a tutti. Salve, Ciao. buongiorno. Ciao. Antonio è stato sindaco di Chiaromonte, è stato 2 volte senatore della Repubblica, è stato consigliere provinciale, ma è qui per altre ragioni, perché lui è un tecnico agrario, un perito agrario, figlio di agricoltori, amante, appassionato di agricoltura e da un po' è anche presidente di questa straordinaria associazione Vabilov. Raccontaci un po' di questa esperienza, Antonio. Beh, il merito va tutto a Domenico Cervino che mi ha introdotto in questa realtà, diciamo. Mi pare l'anno scorso, 2 anni fa, facemmo un corso presso la mia azienda e facemmo un corso di potatura e di enologia. E da lì è nata poi la conoscenza di questa associazione, l'interesse che mostra questa associazione, che ha questa associazione nel campo della biodiversità. Sappiamo che importanza ha oggi la biodiversità. Noi sul Pollino giochiamo un ruolo primario in questo senso, perché le specie sono tantissime da salvaguardare, da portare, diciamo, alla conoscenza comune, perché molte specie si sono perse. Mi sono adoperato tramite il CRA di Arezzo alla riscoperta di un antico vitigno chiaromontese, di Chiaromonte, che è il guarnaccino di Guarnaccino. Chiaromonte, che poi tramite il CRA abbiamo selezionato, abbiamo tramite il CRA, il comune, finanziato dal comune, abbiamo portato alla selezione, quindi alla verificazione, all'iscrizione conseguente nel libro delle varietà presso il Ministero dell'Agricoltura. A parte questo, ci sono tantissime altre cose, altre varietà, come l'iniziativa che ha preso Vavilov sulla Maiatica di Chiaromonte, su altre specie che sono in via di estinzione, quindi vanno opportunamente tutelate e recuperate. È importantissimo per la nostra sopravvivenza, ecco. Ecco, a questo punto Domenico Cerbino sei stato chiamato in causa come promotore delle iniziative. Sicuramente il lavoro fatto dall'azienda Pollino con l'associazione Vabilov risale a molti anni addietro e ha prodotto grandi risultati, ma soprattutto per una grande partecipazione attiva da parte degli agricoltori custodi, che sono il vero Certo, motore di tutta questa iniziativa. certo, certo. Sì, questa associazione nasce dopo questo lavoro che si è fatto nel Pollino di mappatura e di individuazione di questi agricoltori custodi di questo territorio. E quindi l'idea era quella di mettere insieme in rete tutti gli agricoltori custodi per stimolare e favorire la conservazione e anche la valorizzazione. E grazie a questa associazione vengono avviate ogni anno, naturalmente all'Alsia, una serie di iniziative come i mercatini delle marze oppure le giornate dei trattori. Il Presidente ricordava questa bella iniziativa del recupero della dolce di Chiaromonte che in occasione dell'appuntamento della giornata della biodiversità si vuole, diciamo, lanciare questa iniziativa. Per cui, insomma, di attività ce ne sono state tante, ma penso che con il nuovo presidente ci sarà un ulteriore impulso in questa direzione. Tra Sì, iniziative sono. in programma adesso, che cosa avete in particolare? Ma io credo che va dato impulso, un forte impulso. Purtroppo il coronavirus ci ha bloccati, ma va dato un forte impulso a questa associazione. Come? Attraverso
l'ausilio delle strutture pubbliche, degli enti pubblici. I comuni del territorio debbono essere coinvolti, se non primario lo possono giocare attraverso una opportuna sensibilità le istituzioni locali, non solo locali ma anche regionali e anche interregionali. Ecco, tutti quegli enti che hanno a cuore l'agricoltura, il nostro benessere, il nostro futuro, perché passa attraverso l'agricoltura, che se ne dica il nostro futuro, debbono dare il loro contributo per questa iniziativa, per questa attività. Oltre a questo, io credo che bisogna, è un'idea mia, non so se può essere valida, fino a che punto può essere valida, è quella dell'adozione, adozione a distanza. Se ne è già parlato a livello nazionale per altre vie, per altre cose, si sta praticando in altri luoghi. Io credo che noi dobbiamo, attraverso l'adozione a distanza, dare l'opportunità, la vera visibilità a questo nostro operato. È una vera e propria adozione, coinvolgere le persone sensibili ad adottare una pianta, una specie che intendiamo salvaguardare, intendiamo recuperare. Abbiamo parlato della Dolci di Chiaromonte, questa già può essere un buon veicolo per avviare questa iniziativa, visto che la Dolci di Chiaromonte è già pronta per essere trapiantata. Ecco, Pietro Zienna, si parlava delle piante, ma ovviamente le piante sono in un luogo, in un sito, e da questo punto di vista la Basilicata su spinta proprio dell'Alsia, grazie all'azione di promozione dell'Alsia, ha potuto iscrivere non soltanto una serie di varietà a rischio di estinzione nel registro, ma addirittura i siti di conservazione. È un'attività molto molto intensa che si è sviluppata in particolare in questi ultimi anni. Sì, sì, in effetti sì. Questo appunto dei siti di conservazione che sono previsti da una legge regionale sulla biodiversità, la legge 26 del 2008, e nascono proprio appunto dall'indagine di cui parlava prima Domenico, condotta nel Pollino Lagone Grise, poi c'è stata grossa mappatura appunto non soltanto di varietà, appunto di specie, di piante, di semi, ma anche è stato appunto anche in modo per ritrovare sul territorio tutta una serie di agricoltori custodi impegnati appunto a conservare queste antiche varietà. E alcuni di loro hanno delle discrete, cioè delle collezioni piuttosto ampie, tanto da poter essere appunto iscritte come sito di conservazione. Noi abbiamo appunto dato la nostra opera, il nostro lavoro per poter far sì che, per mettere insieme tutta la documentazione appunto che poi abbiamo inviato alla Regione Basilicata, e attualmente siamo arrivati ad iscrivere ben 52 siti di conservazione, con tutte condotte da agricoltori custodi, e tutti quanti sono iscritti all'associazione Vavilov. Quindi l'associazione Vavilov è veramente il cuore degli agricoltori custodi, soprattutto il Pollino Lagone Grise, ma che si sta espandendo anche a Macchiadolio, anche al di fuori di questo areale iniziale. E quindi è il lavoro di Vavilov è veramente un lavoro encomiabile, insostituibile. E già ora, con i pochi fondi che ha, appunto, magari ne avessero di più nel futuro, come auspica il presidente, però già ora ha già fatto un lavoro veramente enorme. Contiamo di vedervi allora ancora protagonisti del premio Laganà, presidente, perché sa che questo è un premio che a noi sta molto a cuore. È un premio che è un riconoscimento per il miglior agricoltore custode dell'anno, e tra breve, quando sarà realizzata la in videoconferenza, purtroppo la nuova giornata della biodiversità regionale, premieremo anche il miglior agricoltore custode, quindi sarete ancora una volta protagonisti. Sì, certo, è importantissimo. Anche questo veicolo che la Vavilov ha scoperto è importantissimo, perché attraverso gli agricoltori custodi noi riusciamo ad arrivare veramente al cuore del problema, che è quella della riscoperta delle antiche varietà.
Bene, si chiude qui anche questo appuntamento di 10 minuti con i protagonisti della biodiversità della Basilicata. Grazie e alla prossima. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Buona giornata, grazie.